siamo venuti qui per fare il processo a quarto grado, io non ci sto. Proprio non ci sto, mi dispiace caro collega, ma non ci sto, perché se il processo a quarto grado. Perché intanto quarto grado. C'è, ho parlato 10 minuti e 10 secondi di... Ma io scemo non sono, però, perché va bene, voglio dire, la televisione va bene fino a quando si va a Porta a Porta, perfino dalla D'Urso, che detto per inciso, la D'Urso è una delle più grandi professioniste che io conosca. E se il 50, se la maggior parte dei giornalisti italiani lavorasse con l'impegno e la dedizione, che mettesse nel proprio lavoro un 50% della dedizione, del lavoro, della fatica che ci mette Barbara D'Urso, avremmo giornalisti migliori, a cominciare da me. Questo lo dico per inciso. Poi si può criticare. Criticare la D'Urso è un modo per farsi bello, purtroppo, in generale. Quindi se, come dire, la televisione fa bene fino a quando si va da Vespa, si va ospiti, si esprime, così, ma nel momento in cui salta fuori il quarto grado, apriti cielo, io mi dispiace, ma non ci sto. Quarto grado per me è un programma, intanto non è un talk show, perché chi dice che il quarto grado è un talk show, a me sinceramente viene da ridere, che basta guardarlo, forse non l'hai mai guardato, perché quarto grado non è, tutto è tranne un talk show, è un programma di cronaca e di informazione, e ti dirò anche un programma di informazione fatto veramente veramente bene, è un programma di informazione che dà voce alle difese, mentre prima in qualche modo, e non fa processi, io non ho mai visto fare un processo a quarto grado, portatemi in qualche modo un esempio di un processo fatto a quarto grado. Una premessa, io non faccio parte della redazione di quarto grado, però se veniamo qua a parlare di quarto grado, io poi non faccio parte della redazione di quarto grado, non firmo quarto grado, non scelgo i temi, non partecipo alle riunioni, semplicemente sono un opinionista di quarto grado, un opinionista al quale viene lasciata la libertà assoluta di dire quello che vuole, come vuole, quando vuole, mai nessun condizionamento, mai nessun input, mai nulla. E da mette sotto pressione laddove in qualche modo le vicende rischiano di cadere nel dimenticatoio. Tu hai portato l'esempio di Lidia Macchi, io ti potrei portare decine di esempi in cui, se non interveniva a quarto grado, c'erano genitori che vedevano liquidare la morte della propria figlia come suicidio quando era chiara che era stata ammazzata. Valentina Salamone, ne vogliamo parlare. Carlotta Benusiglio, che è osceno. Carlotta Benusiglio è la ragazza che è stata trovata impiccata in Piazza Napoli a Milano. Osceno che la polizia e la magistratura non abbiano neppure acquisito le telecamere, che non significa pensare che il fidanzato l'abbia ammazzato, significa comunque fare l'ABC, acquisire le telecamere, un'operazione a costa zero, te le prendi, te le porti a casa che magari ti possono servire, e invece no, so perché Carlotta Benusiglio usciva dai ranghi di quella che per noi è una vita sessuale ortodossa, perché Carlotta Benusiglio aveva avuto una relazione con una donna prima di aver avuto una relazione con un uomo col quale avrebbe fatto sesso estremo, bondage e tutte queste fesserie varie, e allora Carlotta Benusiglio viene liquidata come un suicidio. E potrei portare altri casi. Lidia Macchi, vogliamo parlare di Lidia Macchi? Tu dici io sono stato pesante, a me non interessa, io ho letto i tuoi articoli, cioè su Lidia Macchi mi sono appassionato, documentato, leggendo i tuoi articoli, proprio non è che io sono uno che ha mezze misure, e ho trovato, e spesso le mie posizioni sono state dovute, perché io al tempo non c'ero, non l'ho seguito in prima persona, non la conoscevo, se non quando mi sono trovato ad affrontarla al quarto grado, e come faccio per tutti i casi mi documento, sono partito dai tuoi articoli. Grazie. Partendo dai tuoi articoli, leggendo le carte, ho trovato che ci sono delle cose mostruose, inaccettabili. Ma infatti, io voglio dire, io ho imparato a capire cosa è successo nel caso di Lidia Macchi attraverso i tuoi articoli. Attraverso i tuoi articoli mi sono fatto una mia opinione, e quarto grado mi dà la possibilità di ribadire la mia opinione. Allora, io faccio una domanda. È vero o no che il Tribunale di Varese del 2000 ha distrutto il DNA dell'assassino di Lidia Macchi? Sì, non sì. È vero, come hai detto tu, io se fossi chiuderei il Tribunale di Varese e butterei la chiave. Questo non è una verità, questa è una mia opinione. Doveva intervenire il Presidente. Ma questa è una mia opinione. Questa è una mia opinione. Io, ripeto, se ci fosse in questo paese un Ministro della Giustizia, per me un Tribunale, come adesso, scusate,
distruzione chirurgica del reperto. Non a un certo punto sono entrati in una stanza, distruzione chirurgica è quello che il termine che ha usato, che è stato usato durante il processo in corso a Milano. Una grandissima fesseria. Va bene, il presidente. Fatta da due persone, non da tutto il tribunale. Ok, ma è vero, è vero. Quindi è vero che c'è una distruzione chirurgica del DNA dell'assassino di Lidia Marchi. Questo accade nel 2000 e nel 97 un caso Donato Bilancia è stato risolto grazie all'esame del DNA. È vero quindi, benissimo, è mia opinione che il tribunale di Varese andrebbe preso e chiuso. Me la vuoi lasciare questa opinione? No, è condivisibile, non condivisibile, è semplicemente una mia opinione. Perché?